1938, siamo nell'epoca più buia che l'Italia abbia attraversato, nel senso che siamo comunque alle porte della guerra, e lui in quest'epoca crea sia il veliero che questa radio, che anche la lampada mitragliera, che è una lampada anche lì sottilissima che poggia solo su tre punti, che è una sorta di neutralizzazione dell'arma da fuoco, perché è una canna di fucile che invece diventa un elemento di luce. La radio è un messaggio nella bottiglia perché, prima di tutto, perché è proprio un simbolo un po' di questa metodologia, ovvero era una vecchia radio di legno dei primi del Novecento che lui smonta nelle sue parti costituenti per mostrare solo quello che secondo lui aveva un valore di essere mostrato, che era la funzione, quindi ciò che faceva funzionare la radio. E poi cosa fa? La rimonta questi ingranaggi elettrici nelle lastre di cristallo. Le lastre di cristallo è un simbolo di sperimentazione, perché il cristallo, il vetro, per la prima volta iniziava a venire introdotto anche in architettura. Questa cosa del mostrare le parti costituenti di un pezzo di design o di un edificio avviene anche in questa seggiolina su cui io sono seduta, si chiama Luisa. Questo è un altro esempio di questa scuola di metodo paziente. Lui crea una seggiolina che andasse bene in tutti gli ambienti della casa, ed è una seggiolina anche che funziona ad incastri, e quindi è una sorta di anticipazione del mobile trasportabile, componibile, che ti puoi appunto ricostruire a casa. E il spessimento del materiale esiste solo dove è necessario, quindi solo dove veramente tu vai a appoggiare per alzarti o per sederti, eccetera. Il resto è assottigliato fino all'essenziale.